Festa da me stasera. Sarà esplosiva. Ciao, ragazze! Muoviti, perdente. Tu? Non mi avranno vista. Dove sono i miei occhiali? Ciao, qualcuno può aiutarmi? Cos'è quella luce? È tuo questo? Aspetta. Ah, lo prendi o cosa? Non posso credere di averlo tenuto in mano. Devo igienizzarmi le mani. Ora va meglio. Ehi, ragazzi! Ellie, facciamo una foto, sorridi! Ah, voi ragazzi siete i migliori. Ah, che succede? Un elicottero? Chi è? Grazie per il passaggio. Mi piace fare un ingresso trionfante. È dura essere così ricchi. Questa lezione è così noiosa. Ehi, fate attenzione! Faremo un test di matematica. Conto solo i soldi, non sto dando fastidio. Come vuole, sono impegnata. Spero di passare, ho studiato così tanto. Non dovete parlare. Ecco i fogli di prova. Ecco qui. Io ho delle persone che mi fanno gli esami. Oh, questo mi piace. Che belli i soldi. Oh, sono passata. Grazie. Grazie a te per la nuova macchina. Io esco. Com'è difficile, ma ci sono riuscita. Finito. Ne è valsa assolutamente la pena. Tu, insegnante, puoi prendere questo? Grazie. Che perdita di tempo. Ok, ho valutato i vostri test. Sono impressionata da te, Essie. Un 8 più, sì! Grazie! Un 6? Come? Ehi, ma per che cosa ti pago? Non so che dire. Ah, non va affatto bene. Pronto? Papà, ho bisogno di un nuovo secchione. Ok, metto questi nel mio armadietto. Devo prendere un lucchetto. Ah? Una stanza segreta. Non l'ho mai notata prima. Beh, tanto vale dare un'occhiata in giro. Wow, com'è spaziosa! Sembra accogliente! Finalmente ho un posto dove leggere e studiare! Wow, non lo sapevo! Devo venire più spesso qui! Ciao, Ellie! Oh, perché? Di certo non parlo con Justin. Non ci capisco niente di tutto questo. Mi serve un po' di tempo per me. Per fortuna ho un posto esclusivo dove andare e serve una carta d'oro per entrare. Ora va molto meglio. Ah, il mio posto felice. È ora di divertirsi. Oh, sembra interessante. Wow, è così realistico. Che giornataccia, devo rilassarmi. Ed ecco gli ultimi sistemi di sicurezza. Non si può mai essere troppo attenti. Oh, finalmente sei qui! Siediti! Odio quando i dipendenti mi parlano. Voglio essere coccolata. Ok, applicherò una maschera per il viso. È la migliore di tutte. È fatta d'oro. La tua pelle sembrerà come nuova. Il che è comprensibile visto il costo. Ecco qui. Amo il mio lavoro. Perché sei ancora qui? Ah, questa sì che è vita. Non so cosa mangiare, c'è così tanto tra cui scegliere. Ma papà, voglio un unicorno. Ehi, qua giù. Te la prenderò subito, mi raccomando. Ecco qui. Buon appetito! Ah, perché devo stare accanto a lei? Oh no, non l'hai fatto! Cameriera? Grazie. È tutto così... povero. Oh, questo è perfetto. Il suo pasto, signorina. Ho gusti costosi. Delizioso, non è per tutti. Che cosa? Ehi tu, qua giù!
I vostri soldi, signorina. Buonissimi. Cosa? Non ci credo. Ah, oro. Buonissimo. Sono entrambe ridicole. Sono così affamata, ho bisogno di qualcosa da mangiare. Ma cosa? Non c'è molto tra cui scegliere, accidenti. Ma so cosa fare. Questo colore mi sta bene. Che la caccia abbia inizio. Ha? Buoni e succosi. Immagino che questo sia simile al fast food. Facilissimo. Che meraviglia. Amo i ragni. Cosa? Oh, giusto, mi ero dimenticata di queste due. Devo trovare un nuovo lavoro. Cos'è stato? Ah, che bel sonno. È ora di prepararsi. Niente acqua. Come farò a lavarmi? Almeno posso lavarmi i denti. Chi ha bisogno di uno spazzolino? Un po' di menta fresca. Ok. Dovrà andare. Cosa dovrei indossare? Ok, questa è carina. Beh, dovrà andare. No, no, quello yacht è troppo piccolo. Alzati e risplendi. Oh, giusto. Immagino che dovrò essere creativa. Wow, sono brava. Ehi, svegliati. Yuhu. Lo so io. Non sarai in grado di resistere a questo. Oro, che sogno meraviglioso. Ottimo lavoro come al solito. Sto solo facendo il mio lavoro. Addio. Oh, già mattina. Dov'è la mia truccatrice? Pronto? Ho bisogno del tuo aiuto. Cosa posso fare per lei? Devo essere bellissima, ho bisogno che tu mi trucchi. Ti costerà? Dove sono i soldi? Bene. Prendi. Sul serio, non esiste. Devo fare tutto da sola. Che noia. Ok, penso che siamo pronti per cominciare. Ehi, fingete interesse almeno. La nostra prima diplomata è Cheryl. Ah, i miei fan adoranti. Ti stai diplomando solo perché tuo padre ci ha comprato una piscina. Congratulazioni! Perché mi stai toccando? Che schifo! Non mi sto divertendo. Me ne vado. Un applauso per Cheryl! E ora Ellie! Assicurati che il fotografo prenda il mio lato migliore. Ecco il tuo diploma. Sì, ce l'ho fatta! Assolutamente! Facciamo un selfie? Oh, che carino! Ok, scendi dal palco. Infine abbiamo Essie! Sono così felice! Woohoo! Ecco il diploma. Solo? Mi sono ripromesso di non piangere. Oh, vieni qui! Ok, ricomponiti, Kevin. Ti meriti questo, Essie. Wow, una borsa di studio! Wow, sì! Brava, Essie! Questo è il giorno più bello di sempre! Fa caldo qui o sono io? Ehi, guarda! Wow! Via questo coso! Non serve! Ehi! Sta
avvenendo qui? Un centesimo. Non ne vale la pena. Che succede? Oddio, sono soldi! Sono ricca! Cavolo! Andiamocene. Ups, è meglio che la tenga al sicuro. E adesso è ora di lavarsi i denti. Sarà una bella giornata. È ora di portare questa borsa da scialba a da fiaba. Ho solo bisogno di alcuni abbellimenti costosi. Basta un po' di colla. Bel colore, vero? E poi è in pelle. Ora i manici. Bene. Dovrebbero adattarsi perfettamente. Aggancio perfetto. Ta-da! Non è splendida? Su misura per me. Buon lunedì! Wow! Guarda quella borsa! E la mia? Scusa! Ma è di carta! Ecco perché si è rotta! Mi dispiace che tu abbia dovuto vederlo! Meglio che mi sieda! Buongiorno! È ora di contare i miei soldi! 800 dovrebbero bastare! Addio al buon umore! E adesso con cosa porto la roba? Bella borsa! Che cattiveria! Hai sentito? Il riccone qui ci sta giudicando! Cosa? Oh, tappati le orecchie, tesoro! È solo gelosa! Ti adoro! Aspetta! Guarda qua! È ora di dare una svolta alla mia fortuna! Mi dispiace, signore elefante, devo farti alcune modifiche! Continua a tagliare lungo la cucitura e tolgo l'imbottitura. Ricucio il tutto mettendo una cerniera. Metto una corda dietro la testa e faccio un nodo. Ed ecco uno zainetto. Ora non è più così divertente, eh? Solo la mia nuova borsa. Tiene lui tutte le mie cose. Wow! Grazie, signor elefante! Se ne vuoi uno tutto tuo, spiacente, è un pezzo unico. Ed è mio. Oh, beh. Posso comprarlo? No. Oh, cavolo! Ripensandoci, eh? Ok, un affare è un affare. È fantastico! Dillo a me. Puoi stare qui dentro. Ci stai a pennello. È stato un piacere fare affari con te. Bene, è un nuovo giorno. Ora che libri mi servono? Persino il suo armadietto è scintillante. Guarda quanti soldi. Pure i lingotti. Davvero? Mai senza il mio orologio d'oro. È sempre l'ora di fare soldi, baby. Oh, un altro po'? Ma sì. Deve essere bello. E il mio armadietto? Niente metalli preziosi. Solo macchie discutibili. Da quanto è qui questa roba? Ehi, bello. Portami fortuna oggi. Tu che ci fai qui? Pronto? Altre ragnatele. Beh, ma perché? Oh, eccoli. Un calzino. Beh, una volta. Che cos'è questo? Ma odio le cose da quattro soldi. Mi stressano. Aspetta, ma questo è mia. Ehi, cos'è un roditore? Oh, ragazzi. Comunque. Oh, bello. Che cos'è? Sapevo di avere della carta igienica qui da qualche parte. Evviva! Wow. Ehi, lo facciamo tutti. Bella morbida. Il mio quaderno. Posso farne a meno. Meglio andare a lezione. Cavolo, i poveri sono strani. Ehi, la mia lingua è lunga.
Con questo trucco non c'è bisogno di filtri. Via i telefoni. Cominciamo. Non dimenticate la regola numero 1. Non c'è problema. Ok, allora. Odio questa materia. So cosa fare. Inizio dal mio viso. Ma questo è solo l'inizio? È il mio lato migliore. Si vede che è il mio telefono? Ehi, il tuo telefono! Prof! Professore, professore! Julie sta infrangendo le regole. Vede? A me sembra tutto a posto. Eh? Sei proprio uno spione, Miles. Ma ho vinto io. Ah, non è giusto. Ma posso farmi furbo anch'io. Mi servono solo una matita e della colla a caldo. Applico una linea di colla lungo un bordo della custodia. Quindi ci incollo sopra la matita. Ora ne metto altre. Perfetto. Ora preparatevi a un po' di magia. È l'ora dello spettacolo. Troppo bello questo TikTok. Per ora lo metto via. Ti comporti bene, Miles? Sì. Benissimo. Bene. È ora di controllare Instagram. Sono o non sono un genio? Invidiosa, eh? Quasi finito. È già ora di pranzo. Perché sei così aggressivo? Prendo molto sul serio la pausa pranzo. Guarda qui. Disgustoso. È proprio quello che volevo. Ah, è da quando l'ho fatto che aspetto di mangiarlo. Una fetta di pane. E ho condimenti a volontà. Oggi andiamo con il rosso. E pensare che l'ho trovato nella spazzatura del vicino. Chi butta via la gelatina di caramelle aspre? Sicuro non io. Sarà buonissimo. Oh sì, il momento che aspettavo è finalmente arrivato. Wow, è l'ora della pappa. Salute a me. Buono come lo immaginavo. Sì, sì. Parla per te. Io ho qualcosa di un po' più di classe. Saluta il mio capolavoro d'oro. È una meraviglia. Wow! Vieni dalla mamma! Con formaggio extra in oro. Formaggio in oro, eh? Dove si compra una roba del genere? Ti dispiace? Che maleducato! Comunque, buon appetito! Eh? No, hanno dimenticato di fondere l'oro! Guarda! Che cos'è? Il tuo dente! Devo chiamare il mio dentista! Va bene, ragazzi, vogliamo iniziare? Benvenuti all'ora di arte! Wow, bello! Splendido! Oh sì, è ora di stare al telefono! Pronto? Ragazzi, mi sentite? Ehi! Perché sono tutti al telefono? Basta! Eh? Cosa? Amate così tanto i vostri telefoni? Oggi realizzerete delle custodie, allora! Capito? Al lavoro! Perché no? Una custodia per il telefono? Sulla mia ci saranno questi. Troppo carini! Guarda la zampetta! Anzi, ho una grande idea! Per prima cosa metto un po' di colla. Poi ci attacco la zampa. Ci possono mettere tutti i miei amichetti. E il mio preferito va qui sopra. Finito! Vi state divertendo, ragazzi? Credo che a loro piaccia. Non male. Devo ancora fare la mia. Ah, ho dell'oro avanzato! Dove l'hai preso? Guarda e impara. È ora di brillare, baby. Non possono mancare i diamanti. Stupendi! Ne voglio quanti più possibile. Missione compiuta! Troppo favolosa! È accecante! Fatto?
Mi piace quello che vedo. Molto creativo, Miles. E Julie? Oh! Visto come brilla? Sì, però girala. Se solo potessi permettere gli occhiali da sole. Quando si tratta del vero amore, i soldi non contano. O forse... sì. Manca pochissimo. È il momento per la fatidica domanda. Oh, Kevin! Sono cieca! È per colpa dei diamanti. Ma certo che ti sposo! Signorina Betty, è ora di svegliarsi. Oggi sarà una bellissima giornata. Ah, ho dormito come un sasso. La sua vestaglia. Grazie. Farò un bel bagno. Ho tanto bisogno di rilassarmi. Spero che l'acqua sia calda. I fiocchi dorati aiutano molto. Fanno miracoli sulla pelle. Potrei rimanere qui tutto il giorno. Come fa freddo! Ma che cos'è l'apocalisse? Addio riposo. Chi ha bisogno del caffè dopo una sveglia simile? I lunedì sono così duri. Una doccia mi aiuta. Ce ne vuole una calda. In realtà ne basta una qualsiasi. Ho pagato la bolletta. Allora? Oggi rimarrò sporca. Le salviettine sono meglio di niente. Come profumano? Spero che una basti. O magari due o tre. Ne sto consumando una tonnellata, ma è per sentirsi rinfrescati, giusto? Aspetta di vedere l'abito che ho trovato! Sì, è stretto e scintillante, stupendo! Forse ti servono gli occhiali. Oh sì, hai ragione. Sul serio? Non esiste. Fammi vedere. Oh, questo qui credo ti piacerà. Ma mi conosci oppure no? Eh? Ehi, che cos'hai? Non ho niente da mettermi. Accidenti, il mio stilista è impazzito. Forse dovresti uscire a fare shopping. Grazie, tesoro. Aspetta. Ho un sacco di soldi, proprio tanti. Tieni, fai shopping per me. Oh, ok. Ci sarà qualcosa qui? Ehi, delle patatine! Ehi, l'abito dei miei sogni! E costa... non riesco a dirlo ad alta voce! Dai, non c'è niente qui! Che puzza! Ma è la soluzione a tutti i miei problemi! Si è presa la mia spazzatura! Tesoro, sono a casa! Oh, ma sei stupenda! Non avresti dovuto! Adesso ricordo! Devo ordinare un nuovo iPhone rosa! Uno anche per me, ok? Adoro le consegne a domicilio! Vedi, si abbinano! Posso portare tutto qui dentro! Ma certo! Che brutta giornata! Mi ci vorrebbero dei fiori! E quelli sono così belli!
Saranno di qualcuno? Magari solo uno. Mi scusi, sono di proprietà privata. Ah, non lo sapevo! Ma è necessario! Non sono una criminale, giuro! Oh, non pianga adesso. Ok, mi auguro che abbia imparato, su! Sì, certo, grazie! Non sono tuoi, signorina! Ma che giornata pazzesca! Sarei dovuta restare a casa. A quanto pare, qualcuno mi ha pensata. Ventotto, ventinove, trenta. Ok, cantate la vostra canzone. E voglio un bel sorriso. Consideratevi assunti. Divertitevi. Siete invitati al matrimonio di Betty! Ma com'è creativa! È il gran giorno, le campane suoneranno! È di Betty! Guarda com'è bella mentre arriva alla cappella! È l'invito di Betty! Wow! E questo cos'è? Grazie! Gli inviti fai da te sono più speciali, più personali e non costano niente. Vediamo che cosa abbiamo qui. Spero piaceranno. Sei ufficialmente invitato al nostro matrimonio. Teniamo alla tua presenza. Svelto, mandiamoli. E fatto! Ho dimenticato di pagare la bolletta. Non possiamo inviare il video? Essere poveri fa schifo. A meno che... Vieni con me! Questo posto è così bello! Veloce, prima che ci notino! E la connessione c'è? Inviato? Ci stiamo per sposare, tesoro! Dovremmo darci una mossa. Queste torte sono insignificanti. Salve, queste sono quelle più costose. Non l'avrei mai detto. Forse queste sono di suo gradimento? È un tripudio di fragole. È una noia di fragole. Oh, lo so! Questa è per una sposa davvero speciale. Ma certo che sì. Grazie. Ma ne ho ancora una! Che spreco di tempo. Perché non mi ha fatto vedere subito questa? È proprio quella che volevo. Allora è sua! Bene, sta sorridendo. Ti immagini se potessi avere una torta simile? Oh, così romantico! È fatta per una vera principessa. Ehi, tesoro, guarda questa torta! Costa tantissimo, ma la voglio! Farei qualsiasi cosa. Ok, vediamo che posso fare. Farò dei turni extra al lavoro. Va bene. Ma se solo potessi... Aspetta! Betty, vedi qualcosa che ti piace? Perché avere una torta gigante quando puoi averne una tutta per te? Ti amo! Come sono carina! È così bello avere qualcosa di caldo da bere. Nessuna di queste va bene, mi fai una foto? Certo! Oh, il mio caffè! Adesso che faccio? Lo so! Slurp, slurp, slurp! Oh mio Dio, che fai? Usa questa! Sei impazzita! Che c'è? Sono solo pochi spiccioli! Se faccio in fretta andrà tutto bene! È troppo divertente!
Una festa! Che posso indossare? Questo va già abbastanza bene. Ah? Oh no, questo non va affatto bene. Oh, sembro Bigfoot. Devo fare qualcosa. Forza. Pronto? Mi serve il tuo aiuto. Ok, che devo fare? Cominciamo? Metti questi. Non sono di marca, ma ok. Potresti sentire un pizzichino. Quasi fatto. Ecco. Wow, non ho sentito niente. Ecco, te li sei guadagnati. Certo, grazie. È più potente di quanto pensassi. Devo andare. Ma che cos'ha? I miei capelli! Sono calva! Non vedo l'ora di andare alla festa. Ma non posso andare conciata così, è come una foresta. Mi devo radere. Ci deve essere qualcosa che posso usare qui. Ah, il mio fidato rasoio. Oh, penso che abbia visto giorni migliori. Che altro c'è qui? Una nuova lama di rasoio? Ho bisogno di una maniglia, però. Questo potrebbe essere utile. Penso che potrebbe funzionare. Spingerò la forcella nella lama. E così avrò delle gambe lisce in pochissimo tempo. Ecco che vado. Piano. Oh, ci è mancato poco. Un braccio fatto. Oh, ho finalmente finito. Ma non è andata come pensavo. Quanti cerotti. Credo che dovrò restare a casa, come al solito. Dov'è? Sei qui! Questi sono per te. Oh, a che serve? Non lo voglio. Ho portato il mio. Ok. Assicurati di prendere il mio lato migliore. Va bene questa illuminazione? Certo! Solleviamo alcuni pesi. Oh, senti che dolore! Stai bene? Ora basta. Mettiamoci a terra. Pronta? Com'è faticoso. Oh, sei adorabile. Va bene. Adesso basta, è troppo. Che lavoraccio. Ecco il tuo telefono. Sul serio? Sto malissimo. A che stavi pensando? Questa stanza è così disordinata. Facciamolo. Sono pronta. Come sono arrivati questi qui? Sono così pigra. Ma ho un'idea. Se appendo i jeans sopra questa porta, poi la richiudo. E adesso infilerò la scopa attraverso i passanti della cintura. Sono perfetti per fare i pull-up. Il dolore fa parte del processo. Wow, è fantastico. Mi è venuta un'altra idea. Sto in fissa per il fitness. Posizionerò le sedie in questo modo. Sarà molto più difficile. Woo! Forse posso usare questo panno. Devo fare anche le gambe. Oh, domani sarò a pezzi. E il pavimento è pulito. Che bell'allenamento. Sono così felice che tu sia venuta. Torno subito. Non posso credere che lei viva qui. Com'è bello. Oh, c'è qualcuno? Pronto? Probabilmente non è niente. Ok, che strano. È solo la tua immaginazione. Non esistono fantasmi o mostri. Oh, qualcosa mi ha appena toccato. Oh, è iniziato! I robot si stanno svegliando. Ma non puoi, torna qui. Cos'è stato? Che sta succedendo? Pensi di poter fuggire? Oh, ehi, Mickey. Perché stai lottando con l'aspirapolvere? L'aspirapolvere?
Sì, devo sistemare tutto questo casino. Questo vestito è molto carino. Oh no, ti prego! Speriamo che non vi siate rotti. Bene, erano i miei preferiti. Immagino che adesso debba cambiarmi. Ci deve essere qualcosa che posso indossare. Devo fare il bucato. Aspetta! Devo solo essere creativa. Wow, ma sono fantastici! E non devo fare il bucato. È ora di andare. Sul serio? Non è giusto. Ogni paillette è stata cucita a mano. È l'ultimo stile a Parigi. Non esiste, non mi piace. Che ne pensi di questo? Toglielo dalla mia vista. Cos'altro hai? Trovami qualcosa da indossare. Ritorno tra un attimo. Dove stai andando? Ok, ho questo. È molto esclusivo. Oh, è costoso. Finalmente. Oh, li voglio, sono perfetti. Li provo. Prenditi il tuo tempo. L'ho fatto di nuovo, sono un genio. Come sono emozionata. Cosa ci farò coi soldi che guadagnerò? Che ne pensi? Lo so, sto troppo bene. Cosa? I soldi non possono comprare il gusto. Grazie. Perché ci mettono così tanto? Questo hamburger sembra fantastico, sono così affamata. Buon appetito, signorina. Non di nuovo. Sono così stanca degli hamburger d'oro. Almeno non sono noodles. Quello sembra buonissimo. Mi piacerebbe avere un po' di noodles. Eh sì, vuoi fare a cambio? Certo! Non vedo l'ora. Ha un buon odore. Non mangio un hamburger da così tanto tempo. I miei denti! Che cos'è? Una catenina d'oro? Perché era lì dentro? Beh, gli dà sapore. Se lo dici tu. È così succoso. Oh! E adesso? Un anello di diamanti. Questo è il mio giorno fortunato. È così bello. E mi sta anche bene. C'è qualcosa di gommoso qui dentro. Una carota di plastica. Oh, wow! Che importa? Questi noodles sono buonissimi. Dovremmo fare a cambio più spesso. Ti piacciono i miei capelli? Li ho fatti ieri. Mi piacciono le tue labbra. Mi sta per baciare. Devo riapplicarlo. Allora, a domani. Wow! Ehi, ma come sei carina. Ciao. Posso accompagnarti alla mensa? Ma io pensavo che... Oh, ma tu stavi per... Solo un'altra ora e ho finito. Questa playlist è spettacolare. Sì, sto lavando. Sì, sì, woo! Grazie. Molto bene. A chi tocca adesso? Salve. Bel vestito, eh? Saprà cantare? No, non ci siamo. Wow, ma questa pioggia di soldi? Così pacchiano. Ma quanto dura questa canzone. Svegliami quando ha finito. Ehi, chi è quella dietro di lei? Wow! È la bidella della scuola. Ma quella è la sua voce? Ha un non so che. È bravissima. Fantastica. Io vado allora. Fermati. Cosa? Ma sono nel concorso. Io? La reginetta del ballo. La competizione è finita e la corona è tua. Congratulazioni.
Finalmente c'è qualcuno con del vero talento. Ignorate i guanti. Oh, ma chi si crede di essere? Quella corona dovrebbe essere mia. Devo splendere. Ehi, Betty, andiamo al cinema? Prendiamo la tua auto nuova? Ciao, Mickey. Che bella giacca di jeans. Grazie. Devo andare a lezione. Cosa? Io non valgo niente. La mia vernice è una tela vuota. Verrà benissimo. Vediamo se a Thomas piacerà ancora la sua giacca. Devo fare in fretta. A nessuno piace avere delle macchie addosso. Sembra macchiata di senape. Sì? Hai qualcosa sulla tua giacca? Oh no! Oh, ma sono sempre così attenta. Tranquilla, nessuno lo vedrà. Che peccato. Ma forse posso aggiustarla. Hai una macchia sui vestiti? Lascia che ti ispiri a creare qualcosa di unico. Metti un guanto e poi della vernice. Poi premi la mano contro la giacca. Guarda che bei colori. E qui ci vuole anche qualche bello schizzo. E fatto! Sì, ho appena ribaltato la situazione. Wow, lo devo postare questo! La tua giacca sarà virale! Che succede qui? Guarda che bella la sua giacca! Sì, siamo pronti adesso. Wow, è proprio lei! Scusi? Signorina, lei non va da nessuna parte. Forse qualche bigliettone ti farà cambiare idea. Su, sarà un segreto. Può passare, signorina. Che si dice? Ti ho preso un nuovo telefono? Ce l'ho già. Oh, l'avrei dovuto sapere. Mi è andata male. Salve, posso? Ma l'ho fatto io stessa. Non mi interessa. Oh. Ehi, lasciala passare. È incredibile. Cosa? Ma come ha fatto Mickey a passare? Uffa, io non so dipingere. Allora, ragazzi, chi conosce la formula? Nessuno? Io no. Betty? Vieni tu. Va bene. Sbrigati, forza! Non so come si fa. Che cosa va a sederti? Cavolo, non c'era bisogno di strillare. Qualcun altro? Ok, vieni qui. Mickey di nuovo? Ma sulla sua gonna c'è un buco. Che peccato, non è vero? Dovresti comprarti dei vestiti nuovi ogni tanto. Sto arrivando. Oh, la mia gonna! Ah, guarda che mutande! Riuscite a crederci? Ehi, tanto vale sfruttare tutto questo clamore. Guarda come si muove! Non fermarti, ok? Riceverà troppi mi piace. Mi piace il ballo delle mutande! Sì, fighissimo! Oh, oh, oh! Guarda, piace a tutti! Ma perché continua a succedere? Adesso basta! Non c'è niente di più potente della ragazza più popolare. Guardale. Non abbiamo ancora fatto un selfie oggi. Ricorda il filtro. Ehi, ma non sono nell'inquadratura! Fanne un altro po'. Cheese. Adesso sei felice? No. I problemi delle ricche. Ho altre cose di cui preoccuparmi. Tipo buttare via questa spazzatura. E questo da dove viene? Si fanno dei selfie, eh? Penso di riuscirci. Devo solo preparare tutto. Adesso appoggio il telefono. Qui rimarrà bello fermo. È un treppiedi, fai da te. Ok. E
Ehi, Essie! Dici a me? Sì! Vabbè. Vuoi fare un selfie con me? Staremo entrambe nella foto. Eh? Wow! Guarda come sono belle! E questa volta mi si vede! Essie? Ci sei? Ti dispiace se rimango qui con te? Ma che cos'ha? Ti piace il mio vestito nuovo? Sì, è davvero unico! La tua bevanda. Grazie. Ma quella è Mickey? Che cosa indossa? Sembra qualcosa che metterebbe mia nonna. Ok, gente, facciamo festa! Ma guarda che bel palloncino. Ehi, ho un'idea! Ti serve un po' di lucentezza? Fatto! E adesso fissiamolo con la lacca per capelli. Funzionerà di sicuro. Figo, vero? Comunque... Ma quella è Mickey? Guarda come illumina la stanza! Ah, che vestito! Devo sapere dove l'ha preso. Ma anche il mio luccica! Meno male che la lezione è finita, ho così fame! Cosa? Pensavo di avere un panino qui! E lui di che cosa si lamenta? Scommetto che non ha mai visto una di queste. Tieni, Kevin! Grazie! Oh! Au! Grazie, ma no. Che strano! Aspetta, ce l'ho! Hai ancora fame? Che cosa ha di speciale quella? Ma tesoro, il Picasso è per la casa estiva, non per quella invernale! Aspetta, mi chiamano! Ups! Sono solo spiccioli, lascia perdere! Cos'è questo chiasso? Sono... soldi? Qualcuno deve averli lasciati! Ehi, signora! Qualcuno mi ha toccata, non derubarci! Che cosa? No, ti sono caduti! Oh, ma come sei carina! La teniamo! Possiamo? Prometto di badare a lei! Ecco qui! Non voglio queste! Allora che vuoi? Oh! Brava, non avere paura! Adesso ti diamo una sistemata, puzzi tantissimo! Ok, grazie! È spettacolare l'ultima moda di Parigi! Oh, tesoro, ciao! Mua, mua, mua. Allora, come stai? Abbiamo adottato una vagabonda, devo darle una sistemata. Dov'è andata? Accidenti! Queste le posso usare? Ma chi le butterebbe mai via? Le adoro! Vieni qui, mi stai mettendo in imbarazzo. Questa è la vagabonda e intendo la ragazza di cui ti parlavo. Puoi fare qualcosa con lei? Sì, sono un genio creativo, ma questa è una vera sfida. Ehi, come va? Cara, io amo le sfide. Questa gonna starà bene con il suo tono di pelle. Wow, com'è pulita! Non abbiamo ancora finito. Prova questa. È caduta. Tanto non mi piaceva. Questa è così chic. Ma come ci sei riuscita? Non importa, mi piace. Mi sento come una principessa. Sembra ricca. Grazie. Prendi questi, per favore. E qualcos'altro per il disturbo. È stato un vero piacere. Addio, signora della moda. Quei vestiti sono orribili. Vanno nella spazzatura. Che mi è successo? Guarda, questa stanza è molto più bella del mio cassonetto. È oro vero? Non ho mai visto niente del genere. Questa casa è enorme. Oh, guarda un po'. Credo sia arte. Wow! Un topo! Un animale domestico tutto per me! Mi ricorda il topo del cassonetto. È
ecco a te, piccolino. Ehi, non essere avido. Mi fai il solletico. Che bei tempi. Vuoi uscire dalla gabbia? Va bene, non essere timido. Ciao! Ma come sei carino! Hai fame? Proviamo alcuni di questi semi. Ecco qui. No, non ti va? Ok, allora di più per me. Non male. In realtà non mi dispiacciono affatto. Ciao tesoro, ti stai ambientando? Che fai? Oh, mi sento male. Del cibo adesso, dammeli. Ehi, dove sono finiti i semi? Grazie. Adesso va meglio. Oh, non posso credere di averlo fatto. Ciao, signor unicorno, sei così carino. Devo fare piano. Cos'è stato? Oh, sono stato io. Ok, è ora di mettersi al lavoro. Non muoverti, non dire una sola parola. Andrai bene per chiedere il riscatto. Tesoro, è ora di alzarsi. Oh, la mia bambina non c'è più. Pronto? Abbiamo tua figlia. Devi pagare il riscatto oggi o saranno guai. Non scherzo. Che c'è? Vuoi essere slegata? Sei così fastidiosa. Ok, ma non fare la furba. Ecco qui. Adesso ti calmerai? Hanno la mia principessa. Tesoro, che cosa c'è che non va? Lei non c'è più! Hanno chiesto un riscatto, hanno chiamato e minacciato di fare del male a nostra figlia! Dobbiamo pagare adesso! Starà morendo di paura, fa qualcosa! Tranquilla, ho delle banconote. E ora dell'esame? Apri per bene. Oh, che stai facendo? Non vedo niente! Ok, penso di aver preso tutti i soldi dal portafoglio, sbrigati! Come sono belli, questi colori ti stanno proprio bene. Adesso sì che i ragazzi mi prenderanno in giro. Dovrei tornare a rapinare le banche. Mi sa che non ha apprezzato. Andiamo a prendere la nostra bambina. Forza, mamma e papà sono qui. Che cosa? Devi mangiare tutto. Per favore, portatela via di qui. Stai bene, eravamo così preoccupati. Ho questa per te. E potrebbe far male? No, per favore, non farlo! Buon compleanno! Abbiamo dei regali per te! Presto, portali qui, forza! Non sbirciare! Ok, puoi guardare! Oh! Oh, wow! Una bambola! È fantastica! Grazie, mamma, l'adoro! Non dimenticare il telecomando. Divertiti. Forza, prova. È così divertente, ci provo. Ciao, sono la principessa Sparkle, sì, mia amica. È così realistica. Oh, ok. Ammazza che presa. Dille di lasciarmi la mano. Scusa, mamma, non so come fermarla. Che male, che scemenza! Vado a farmi la manicure! Proviamo di nuovo. Spegnimento. Ok, forse non era quello che volevo. Se provo questo... Aia! Ma è fantastica! Non può essere così difficile da controllare. Fantastico, sta ballando! Facciamo festa! È già rotta! Non va affatto bene. Devo distruggere tutte le prove. Lascerò questo qui. È ora di allontanarsi. Accensione. Non ho mai visto un Poppit dorato. Che sta succedendo? Benvenuta nella tua nuova casa! Adesso hai una sorella! Che strano! È
proprio quello che ho sempre voluto. Benvenuta in famiglia. Bene, bene. Vediamo cosa abbiamo. Oh, ciao. Ehi, è già ora di votare per il ballo di fine anno? Conosco l'uomo giusto per il ruolo da re. Bene, dov'è la mia penna? Davvero bella. Sono di sicuro la scelta migliore. Che dire, ci vediamo. Wow, com'è bello. Wow, cavolo. Quello cos'è? È il momento di votare per il ballo di fine anno? Oh, è messa malaccio, ma dovrebbe andare bene. Ma dai, è l'unica penna che ho. Ehi, ho dell'inchiostro di emergenza. Funziona. Molto bene, ce l'ho fatta. Come sono eccitata. Ti adoro. È già mattina? Ho dormito come un ghiro. Il mio collo. Devo aver dormito in una strana posizione. Cavolo. Ehi, qualcuno mi aiuta? Che posso fare per lei? Il mio collo è super rigido. Un bel massaggio e risolviamo. Wow, fantastico. Mi sento già meglio. Ok, basta così. Mi sono sciolto. Ottimo. Oh, ma sono io? Non può essere. Mi serve aiuto. Vuole uno spazzolino, signore? Le propongo 5 opzioni. Quale scegliere? Sceglierò quello in oro. Molto bene. E ho anche il suo dentifricio preferito. Sorrida. Che sensazione fantastica. Quasi finito? Wow, ecco a lei. Grazie. Ecco la sua colazione. Wow. Puoi andare? Non mi serve un pubblico mentre mangio. Che ora è? Cavolo, come ho dormito bene. Ma cosa? Forse è una semplice contrattura. Ma che volete che sia? Che ci fa il mio spazzolino lì dentro? E quelli sono capelli? Che schifo! Forza, andate via! Spero di avere abbastanza dentifricio. È sempre meglio avere una bocca pulita. Ecco, come temevo. Forza! Mi servono 2 mani. Dai, esci da questo tubetto. Andiamo. So che sei lì dentro. Lo vedo. Sì, eccolo. Sapevo che ce n'era ancora un po'. A chi serve lo spazzolino quando si possono usare le dita? Adesso risciacquiamo. Ehi, ma l'ho pagata la bolletta. Oh, cavolo. Dov'è la mia bottiglia? Meglio di niente. Fatto. Perfetto. Meglio prepararmi. Cavolo, oggi i miei capelli non ne vogliono proprio sapere. C'è nessuno? Mi serve aiuto. Serve aiuto, Liam? Che succede? Ho i capelli fuori controllo. Non ti preoccupare, ci sono io. Allaccia le cinture, nuova acconciatura in arrivo. Ecco fatto. Davvero, non ne sono molto sicuro. Troppo gel. Nessun problema. Provo a fare qualcos'altro. Abbi fiducia. Ecco fatto. Ti piacciono? Non è quello che speravo. Beh, potrei provare qualcosa di nuovo. Mi serviranno un po' di questi. Sì. Verrà fuori un capolavoro. Mettiti comodo. In questo modo metterò in risalto il tuo viso. Interessante. Mi piace. Ma non ho ancora finito. Questo renderà il tutto più vivace. Sarà una figata. Fidati. Vanno proprio lungo l'attaccatura dei capelli. Wow.
Questo è decisamente nuovo. Mi piace. Ecco a te per il tuo aiuto. Piacere mio. Sono proprio un bel tipo. Adoro il giorno delle pulizie. Mi aiuta a combattere lo stress. E ho molto tempo per pensare. Una bella pulita anche ai pavimenti. Il modo migliore per meditare. E con questa mi riesce benissimo. Ecco fatto. Uff. Oh no, i miei capelli sono fuori controllo. Non ho tempo di rimetterli in piega. O forse sì. Proviamo. Prima però mi serve un elastico. Ecco, ora sotto con i capelli. Forza. Che bello. E non ho neanche dovuto alzare un dito. Proprio quello che volevo. Attenzione mondo, sto arrivando. No, non voglio alzarmi. Sì, adoro svegliarmi al mattino. Oh, la colazione a letto, questa sì che è vita. Bah, che schifo, non avrei dovuto berlo. Vediamo, quale delle due ha meno buchi? Devo assicurarmi di portare con me tutto ciò che mi serve, tipo questi. Dovrebbero bastare per il giorno. 401, 2, 3, 4... Avrei dovuto studiare di più ieri. Oh! Ma che cavolo, come ti permette di urtarmi così? Oh, ma guarda un messaggio. Aspetta un attimo. La festa, oh mio Dio, me ne ero dimenticata. Sì, sono super emozionata. Oh, che schifo, non posso andare alla festa con questo. Non c'è problema, indosserò questo. Ah, neanche questo va bene, accidenti, ci deve essere qualcosa. Diamo un'occhiata al guardaroba. Se c'è qualcosa di bello sarà qui sicuramente. Sì, posso farlo funzionare. Ah, mi piace. Ah, che diamine, deve essersi impigliato in qualcosa. Che schifo, una tarma. Beh, non l'avrà vinta. Ti ho detto di ridarmelo, brutta. Ma che ci devi fare? Non indossi neanche i vestiti, sei un insetto. Wow. Ah, non posso credere di aver perso contro un insetto. Ehi, non pensarci neanche. Mi hai sentito? Tieni quella boccaccia lontana dal top. No, basta. Ah, devo fare qualcosa. La ciabatta, ma certo. Ah, mira infallibile. Oh no, credo di averla fatta arrabbiare. Vattene, sei tutta impolverata. Oh mio Dio, devo fare qualcosa. Non mi viene in mente niente, posso solo continuare a correre. Aspetta, ferma. Non preferiresti questo delizioso maglione? No, cavolo, il mio piano non ha funzionato. Eh? Oh, grazie al cielo, ha smesso di inseguirmi. Ma ancora il mio maglione. E l'intero guardaroba. Cos'è questo? Ehi, fermi tutti, credo di avere un'idea ingegnosa. Mi servono soltanto questa carta e delle forbici, sono di nuovo in pista. Ok, è ora di iniziare, la festa non aspetta. Comincio tagliando la carta proprio qui, delle belle linee rette. Dovrò fare colpo su tutti, ancora qualche taglio ed ecco fatto. Addio forbici, ora devo cominciare a mettere in ordine. Devo solo piegare un po', piegare funziona sempre. Ok, penso che ci siamo, dobbiamo provarlo. Sì, è venuto come l'immaginavo. Chi ha bisogno di un maglione tarlato quando posso indossare questo? Ciao! Sì, so di avere un biglietto VIP, ma non ho praticamente niente da indossare. Seriamente, la mia vita è così difficile. Nessuno mi capisce. Beh, vediamo che c'è qui. Di che colore è questo? Oliva? No. Argento? Passato di moda la settimana scorsa, show. Non c'è niente che possa indossare. È una giornata terribile. Non ho neanche degli accessori. Guardate queste scarpe terribili. No. Devo fare qualcosa e credo di avere un'idea. Oh, guarda, una chiamata. Pronto? Paris, ho bisogno del tuo aiuto. Non ho niente da indossare. Devi aiutarmi, non so più che pesci pigliare qui. Ok, ci penso io. Grazie al cielo. Ok,
ma perché ci mette così tanto? Cioè, boh! Oh, finalmente sei arrivata! Ok, mettiamoci al lavoro, ho già perso abbastanza tempo. Mi serve qualcosa di personalizzato per questa festa subito? Non puoi fare più velocemente? Sto solo cercando di fare le cose per bene. Non ha senso fare qualcosa di personalizzato se poi non sta. Ecco, ho finito, torno subito. Sarà meglio che non ci metta una vita. Oh mio Dio, l'adoro! È un abito da sposa chic, detterò una nuova moda. Ecco il pagamento. Finalmente sono arrivata alla festa. Perché nessuno mi dà attenzioni? Ma che diavolo, che cosa indossa una busta? Chi si crede di essere? Mi sta rubando la scena. Fuori dai piedi, dobbiamo vedere questo vestito. L'ho fatto io. Che meme intelligente ho inventato. Ma adesso devo bere qualcosa. Non è possibile, è un tappo di plastica. Non riesco a crederci, che fortuna, ancora l'odore della bibita. Lo aggiungerò alla mia collezione. Oh mio Dio, sta arrivando. Wow. Guarda i suoi capelli, che profilo. E la sua giacca. Sta venendo qui, scommetto che riuscirò a sentire il suo odore. Aspetta, che diamine? Sta davvero parlando con lei? Che succede? Com'è possibile? Ehi, guardatemi, sono qui. Pronto? Qualcuno mi si fila? Oh, come fanno a non accorgersi che sono qui? Odio tutto questo, non è giusto. Una sola cosa funziona sempre per attirare l'attenzione. Un mucchio di verdoni, glieli sventolo sotto al naso. È uno scherzo? L'ha guardati e poi si è girato. Oh sì, la mia collezione, questo è l'ultimo arrivato. Wow, sì, si sente ancora la bibita, accidenti. Gli piacciono le cose che hanno un buon odore. Posso giocare a questo gioco? Proviamo con una spruzzata del mio profumo preferito. Ecco fatto, dovrebbe essere sufficiente. Ora sfiliamo. Che odoraccio, lo senti anche tu? Sì, è terribile. Terribile, ma è costosissimo! Perché nessuno dei miei trucchi funziona? Che cosa ha lei che io non ho? Beh, ha lo zaino aperto. Visto che le piace così tanto, gliene darò un po'. Questa è di gran lunga la mia idea migliore di sempre. Così impara. Ecco fatto, ora non resta che aspettare. Ehi, oh no, ti si è rovesciato qualcosa nello zaino. What? Avevi qualche bottiglia lì dentro, forse? Non so. No, in realtà no, niente di simile. Oh, non badate a me, stavo pensando a un meme. Davvero? Perché sembri piuttosto sospetta allora? C'entri tu, vero? Ammettilo. Ok, gliel'ho versata io. Ehi, non andatevene, o almeno non senza di me. Non è giusto, perché non piaccio a nessuno. Beh, mi piaci. Oh, va bene, non ho niente da perdere. Sei reale? Bene, classe, è il momento di fare il test. Oh, ho studiato e tutto, ma ancora non capisco. Sarà un gioco da ragazzi, adoro questo tipo di equazioni. E adesso le domande a crocette, prenderò sicuramente una A. Ma che diavolo, come fa a rispondere così velocemente? Forse mi aiuterà. Ehi, ehi tu, come si chiama? Stacy, per favore Stacy, che c'è? Ti prego aiutami col testo, sono così confusa, per favore. Oh, no. Cosa? Come no, mi prendi in giro? Ah, perché deve essere così cattiva? Credo di avere un'altra idea. È ora di tirare fuori un po' di soldi. Posso semplicemente pagarla, questi dovrebbero bastare. Stacy, i soldi, so che ti piacciono i soldi. No. Va bene, che ne dici se ti do tutti questi?
Tutta la mazzetta è tua se mi aiuti. Ah? Tutti quelli? Oh mio Dio, sono tantissimi soldi. Tantissimi soldi. Potrei fare così tante cose incredibili. Ciao, sì, sono ricca adesso, nel caso non l'avessi saputo. Potrei lanciare soldi dappertutto. Ecco, a lei dovrebbe bastare per una... Ah, no, non voglio essere quel tipo di persona. Non voglio i tuoi soldi, Mickey. Ah, a che cosa serve tutto questo denaro se non può aiutarmi? Aspetta, ma sta barando. Ha un bigliettino. Ci deve essere qualcosa che posso fare. Accidenti! Dov'è la mia borsa? Ok, i soldi non hanno funzionato. Ma questo lingotto è decisamente fuori discussione. Ah, perché ho portato così tanti telefoni? Andiamo, deve essere qui da qualche parte. Sì, finalmente sapevo di aver messo il mio set VR qui dentro. Bene, acceso, vediamo se funziona. Oh mio Dio, sembra così reale! Ma no, il prof è ancora seduto alla sua scrivania. Ma di qua mi sta dando le risposte al test. È ora di prendere una bella A più in matematica. Ma che diavolo, dove l'ha preso? E cosa sta facendo? Non sa che stiamo facendo un test? Lo sta facendo in realtà virtuale. Come può essere meglio della vita reale? Ehi, fermi tutti! Sta scrivendo le risposte! Beh, non mi sta guardando, quindi magari posso prendere. No, Stacy, smettila! Ciao, Leo! È meglio che mi prepari per la lezione! Wow, guarda un po'! Mi prendi in giro! Ecco perché la mia borsa era così pesante, ma a loro non basta mai! Ah, il mio trofeo! La vita è bella! Io ho solo i miei quaderni e le mie penne! Aspetta, dove le metto? Non ho un astuccio, credo le metterò qui. Dovrò accontentarmi. Non dimentichiamo questo. Realizzato con la seta e l'oro più pregiati. Niente male, eh? È così ingiusto. Aspetta un momento. Ma guarda un po'. Penso di poterlo usare. Al lavoro! Appoggio il foglio sul tavolo e lo piego a metà. Poi lo giro in verticale. Ora mi serve un coltello. Taglio con cura lungo la piega, fino in fondo. Ora ho due strisce di carta, metto il pennello in un angolo e lo uso per arrotolare la carta. Proprio così, deve essere molto stretto. Lascio un piccolo triangolo di carta e ci applico la colla. Ora posso arrotolarlo, adesso piego il tubo. Più o meno verso la metà. Un'altra qui e un'altra qui. Non somiglia a un diamante? Taglio le estremità, voglio che siano belle dritte e le unisco insieme per formare un triangolo. Faccio lo stesso con cartoncini di altri colori. E ora proseguiamo. Ho tagliato un triangolo da un pezzo di cartoncino, poi posiziono questo tubo triangolare sulla parte superiore. È una stella! Continuo a impilare i triangoli alternando i colori. Incollo gli strati man mano che procedo. Questo è l'ultimo! Wow, guarda un po', è perfetto! Lo metto qui! Sarà un ottimo portapenne. Funziona benissimo. Ora il banco non sarà più in disordine. Cosa ne pensi, Leo? Wow, sono colpito! Ma dov'è l'oro? Eh? Ma che... Aspetta, c'è un buco gigante nel mio astuccio. Non è giusto. Puoi farmene uno, per favore? Sei serio? Non ci penso proprio. Oh, e dai! No, fatelo da solo. Quindi è così? Eh? E adesso? Fammi pensare, ok, se la metti così. Vediamo cosa posso usare. Come c'è finito qui? Cos'altro c'è lì dentro? Eh? Cos'è questo? Aspetta, so cosa fare! Stendo il panno in piano, stendo dei pallini di colla in determinati punti. Faccio così su tutto il panno, in questo modo. Mi concentro soprattutto sul centro del panno. Ora ci attacco dei pompon, voglio che sia bello colorato. Aspetto che la colla si asciughi, poi capovolgo il panno. Ora mi serve una corda, la metto sul fondo del panno. Stendo una linea di colla da un lato all'altro. Arrotolo il panno sullo spago e poi fisso il tutto. Una goccia di colla sulle due estremità. E altri due pompon. Altra colla questa volta. Solo su uno dei lati.
Piego il panno a metà allineando bene le due estremità e premo bene. C'è ancora molto da fare. Ho un sottile pezzo di foam che ho tagliato in questo modo usando un righello, traccio delle righe diagonali. Voglio che siano uniformemente distanziate. Faccio prima una direzione, poi l'altra. Alla fine dovrà essere qualcosa di simile. Ora arrotolo e inserisco in un bicchiere. Avrò di nuovo bisogno della pistola per colla. Ne metto un po' appena sotto il bordo. Mi aiuto girando il bicchiere man mano, prendo il panno e lo inserisco nel bicchiere. Guardate, sembra un cono gelato. Wow, è incredibile. È per me. Naturalmente. Wow, è la cosa più bella che abbia mai visto. Ecco, prendi il mio oro. Ok, grazie. Non ho intenzione di discutere. Ho vinto il jackpot. Anch'io? Lo adoro. Wow, sono ricca. Pow, pow, pow. Guarda che orologio, Julie. È davvero bello. Sì, lo so, è davvero speciale. Vorrei avere un orologio così. Oh, ci sono! Ho una grande idea. E ho bisogno di quella carta. Sarà fantastico. Ricavo un rombo dal foglio. Poi piego gli angoli. Ora devo tagliarli. Non ne ho bisogno. Prendo il bordo inferiore e lo piego. Voglio creare una piega. Poi farò lo stesso con il bordo superiore. Li unisco qui nel mezzo. E piego di nuovo. Voglio portare i bordi all'interno. Deve rimanere una striscia sottile. Ora piego in due un pezzo di carta blu e lo piego in un quadratino. Ora con un paio di forbici taglio gli angoli. Voglio solo arrotondarli, quindi non taglio più di tanto. Solo una piccola parte, dovrebbe bastare. Ora devo decorare. Voglio che sia super carino. Disegnerò una faccina felice. Un bel occhiolino, perché no? Ora lo coloro, avrò bisogno di un display per l'orologio. Lo attacco sotto la faccina. Ora prendo la striscia arancione, ci attacco la faccina sopra. Ed ecco qua, il mio nuovo orologio. Wow, è così alla moda! Non vedo l'ora di sfoggiarlo. Cosa? Wow, bello! Guarda ancora. Julie, hai sbagliato orario. Oh, che imbarazzo! Il mio cinturino è un po' stretto. Meglio che lo allenti. Ops, ho esagerato. Il mio orologio si è rotto. Cos'è tutto questo baccano? Era un regalo di Molly. Voglio che lo abbia tu. Wow, davvero, che dolce! Mua. Come faccio adesso? Non piangere! Non piangere! Non posso vederlo così! Devo fare qualcosa! Ah, ho trovato! Eh? Nella mia testa andava meglio! Ti senti bene? Le pubblicità dello shampoo lo fanno sembrare così felice! È tutto sotto controllo! Fidati di me! Togliamo l'elastico! Proprio così! È esattamente ciò di cui ho bisogno. Ora prendo l'orologio di Leo, lo posiziono su una delle estremità e poi prendo ago e filo. Unisco la cassa con l'elastico, cucendo dei punti belli stretti. Non vogliamo altri incidenti, è ottimo come cinturino per orologi. Spero che gli piaccia. Ecco a te, Leo. Cosa c'è, Julie? Wow, hai riparato il mio orologio. Oh, per così poco. È incredibile. Dammi un secondo, ho qualcosa per te. È il mio modo di ringraziarti. Wow, dici davvero? È bellissimo! Ed è tutto mio! Grazie mille! Figurati, come mi stanno i capelli! Ok, tesoro, ecco tutto il materiale per la scuola! Passa una bella giornata, fai la brava! Lo farò! Oh no! Mi si è rotta la busta, mi è caduto tutto! Oh no, tesoro! Ok, non ti preoccupare, sistemo io! Vediamo, ci sarà qualcosa che posso usare in giro. Mi metto all'opera per trovare la soluzione. Tada! Uno zaino nuovo di zecca per te. Wow, è bellissimo! Ok, vado a scuola, ci vediamo quando torno a casa. Ok, signorina, quale zaino vorresti per la scuola oggi? No, quello no, noioso e non è più alla moda. Bene, questo piccolo viola o questo dorato? Sì, oggi voglio usare questo. Ottima scelta, signorina Emma. Ecco qua, sono sicura che passerà una bellissima giornata. Fiu, per fortuna ho finito. Mamma, mamma, guarda! A scuola daranno una festa! Wow, sarà divertentissima! Ma mi servirà qualcosa da mettere, vero? Ottima idea. Credo che qui ci sia qualcosa che possiamo usare. Vediamo un po'. Qualcosa di blu. Sembra una vecchia camicia. Beh, mettitela. Ok, mi sta bene, dai, è già qualcosa. Ma bisogna dargli una sistemata. Certo!
Aspetta, provo ad aspirare le ragnatele con l'aspirapolvere. Ok, funziona alla grande. Ora girati così posso fare la parte dietro. Giusto un altro po' e... Oddio! Spegnila! Ehi, aspetta un secondo, mi è venuta un'ottima idea. Tieni l'elastico, proviamo. Oh, ho capito! Metto l'elastico sull'aspirapolvere così. E ora con il risucchio le faccio i codini. Ecco, faccio scivolare l'elastico, perfetto! Ma è stato così facile fare le trecce! E vai, sono pronta per la festa! Grazie mille per il tuo aiuto, mamma, sei la migliore! Divertiti! Oh, aspetta, ti stai dimenticando l'invito! Ciao a tutti, sono arrivata! Huh? Annie ha i codini! E anche Betty! E persino Liam! Io non seguo la moda! Io la moda la lancio! Ehi, tu sei la mia stilista, quindi mi serve che tu risolva il mio problema con i capelli, ok? Ci vediamo alla festa! Grazie a Dio sei qui, hanno tutti i codini! Oddio, è vero! Non va bene! Non preoccuparti, però, ho la soluzione a tutto ciò! Ti leggo i capelli così! Ripeto altre due volte e poi passo all'altro lato! Perfetto, sta venendo benissimo! Ma non ho ancora finito, serve un po' di luccichio! Ti metto delle gemme sui capelli! Ottimo, finalmente posso godermi la festa! Ah, non ci credo! Guardate Emma, è bellissima! Liam, dico davvero, guardala! Wow! Bellissimo l'outfit di Emma! Chissà se posso farli anche io così! Magari con queste caramelle! Do una leccatina e... È caduta! Mannaggia! Mi sa che non funziona! Ma dove ho messo il... Ah! Un topo! Che cosa? Un topo in casa? Oh mio Dio! Oh, ecco la mia maglietta! Ah, quello stupido topo l'ha rovinata! Ora ha un enorme buco! Mamma! Tesoro, stai bene! Il topo ti ha spaventata! No, ma ha rovinato la mia maglietta rossa preferita! Oddio, questo buco è davvero grande! Forse posso creare qualcosa di interessante! Bene, abbiamo un grosso buco da far sparire! Ci siamo! Ho appena tagliato via tutto ed è sparito! Ora ho il resto della maglia con cui lavorare, devo fare altri tagli però! Non preoccuparti, andrà tutto bene! Voglio tagliare il colletto e rimuovere anche quello, bene! Ora taglio la parte centrale della maglietta! Ma dalla parte davanti, non dietro! Piego i bordi nella parte superiore e cucio una balza! Non preoccuparti, è davvero facile da cucire, devi fare delle pieghette e farci passare il filo! Fatto! Ora fai un nodo da davanti e otterrai un top corto carinissimo! Wow, mamma, mi hai davvero stupita con questa creazione! Quanto mi piace, grazie! Oh, giusto un'altra cosa, non voglio tu senta freddo! Aspetta! Mamma, anche questo foulard ha un grosso buco! Stupidi topi! Impossibile sbarazzarcene, vero? Cos'era il topo? Eccolo! Oh no, mi sono buttata il gelato sulla camicetta! Ah, può andare peggio di così questa giornata, ora devo cambiarmi! Vediamo! Non mi va di mettermi questi top! Cos'altro potrei mettermi? Oh, per fortuna ci sei tu! Ottimo! Mi serve il tuo aiuto! Oddio, questa è una situazione di emergenza! Vediamo cosa c'è qui! Oh, che dire di questa camicia in seta con stampe! Oh sì, mi piace! Ehi, non mi hai presa! Ups, volevo vestire te, non la sedia! Comunque ho qualcos'altro che può funzionare! Oh, non sono più una bidella! Che bella che sono! Scusami! Ma non ti preoccupare, ho un vestito elegantissimo! E se stavolta me lo mettessi da sola? Ecco qua, niente più sedie o bidelle eleganti! Tieni, direi che copre il costo del vestito! Grazie, alla prossima! Phew, che giornata! Non è per niente capace a lanciare vestiti! Ma ora va meglio, è ora di andare in classe! Ecco qua, ho finito di appendere la decorazione con palloncini! Ok, do un'occhiata al frigo, vediamo, mi pare di essermi lasciata un passo speciale! Ah, eccolo, per fortuna ci ho messo un'etichetta! E ora una candelina! Buon compleanno, Annie! Cos'è? Che succede? Una festa a sorpresa solo per me! Certo, buon compleanno! E ora esprimi un desiderio! Sì, non vedo l'ora di mangiare il cavolo del mio compleanno!
Stacco una foglia, ecco qui. Buonissimo, è fresco. Ne voglio ancora. Buon compleanno, tesoro, sono contenta, ti piace il tuo cavolo. Oh, e per me? Puoi darmene un po'? Wow! Guarda cosa c'è al centro del cavolo! Una caramella tutta per me, il compleanno più bello del mondo! È all'arancia! So che è il tuo gusto preferito! Sì, è vero, ma la cosa più bella è condividerla con te! E l'ultima decorazione è fatta! Vediamo, non lo so, le piacerà? Buon compleanno, Emma! Ecco la tua torta! Che cosa? Non mi piace questa torta, non è affatto quella che volevo! No, puoi farne una migliore! Vediamo cosa posso fare. Forse posso semplicemente metterci sopra qualche decorazione. Ecco, fatto, è venuta benissimo. È totalmente diversa, spero le piaccia. Un cupcake sulla mia torta, lo adoro! Aia, il mio dente! Mamma, perché mi hai fatto questo? Oddio! No! Ci sarà qualcos'altro che possiamo fare. Oh, giusto, lei adora la frutta fresca. Sicuramente c'è qualcosa che puoi fare con questa frutta. Sì, certo, dopotutto sono un pasticcere e lavoro spesso con la frutta. Ecco, questi tagliabiscotti mi daranno una mano. Li userò sulle fette di frutta. Aggiungeranno un tocco in più. Chi vuole della frutta noiosa quando si possono avere stelle e fiori? Ora che sono ben tagliati è il momento di decorare la torta. Per fortuna sulla torta c'è abbastanza spazio per tutte le fette di frutta. E la torta è pronta. Ecco, che te ne pare? Bravo, è un vero e proprio capolavoro. Buon compleanno, Emma. Ecco la tua torta. Oh wow, amo le torte e la frutta fresca. È buonissima. Beh, solo il meglio per la mia amata festeggiata. Buon compleanno. Ok, sono pronta per andare a scuola. Ehi, quelle sono le mie matite! Oh no, sono tutte rotte! Non ci credo, come faccio a tenerle in ordine? Ah, ecco su cosa ero inciampata, ups! Meglio tirar fuori i miei pennarelli. Questi dovrebbero essere sufficienti per farmi passare la giornata. Ora i miei taccuini, cartelle e raccoglitori. Forse posso rimetterle qui dentro. Oddio, poverina! Forse è meglio se le do una mano. Ehi, Annie, ecco, per la scuola. Per me, davvero? Oh, wow, grazie mille, Emma. Ma figurati. Wow, fantastico questo materiale per la scuola. Mi è venuta un'ottima idea. Prendo gli elastici e li metto sulla copertina del raccoglitore. E ora questi elastici manterranno le mie scorte a posto. Guarda, posso anche mettere cose nella parte interna. Wow, è molto capiente. E ora tutte le mie cose sono organizzate al sicuro. Ottimo lavoro, Annie. Grazie, ma senza di te non avrei potuto farlo. Immagino sia ora di iniziare la lezione. Grazie ancora, Emma. Che bel sogno che ho fatto. Ma è ora di alzarsi e di restare in forma. Un bel respiro. Trattieni. Ah. 29 e 30. Wow, meglio del caffè. I capelli sono a posto. Non mi resta che lavare i denti. Ah, che schifo, ci sono capelli ovunque. Bleh. Non ne ho un altro? Perfetto. Ehi. Dai. Dai, forza su! Non è rimasto neanche un po'! Ah, ce l'ho fatta! Meno male! Vediamo che mangio a colazione. Che sete che avevo! Ce n'è ancora? Non mi sembra normale. Però che ci posso fare? È ora di alzarsi? Buongiorno, mondo! Ah, il collo! Non un buon inizio. Certo, stanotte faceva freddo, eh? Ma quante coperte avevo addosso?
Seriamente? Wow, era ora, quante erano? Comunque, devo prepararmi adesso. Dovrei tagliarmi i capelli, ci penserò. Oggi direi che è un giorno d'oro. O forse no. È così difficile scegliere. Perfetto. Il mio spazzolino magico. Quanto è bello. Solo il meglio per i miei denti perfetti. Tutto un luccichio. Ci vuole altro dentifricio. E oggi mi va di usare quello blu. Adesso ci siamo. O forse ci vuole anche... Ecco, quello alla cannella andrà benissimo. Adesso ci siamo. Ah, la macchina del caffè mi chiama. Carichiamola. Meglio che al bar. E non devo nemmeno aspettare. Buongiorno a me. Sì, voglio un taco. Oh, cos'è stato? Qualcosa mi ha svegliato. Aspetta un secondo, c'è qualcuno in camera. Un ladro, cosa posso fare? Devo nascondermi. Qui probabilmente sono al sicuro. Aspetta però, non lascerò che si prenda la mia roba. È ora di mettere alla prova le mie abilità di picchiare duro. Mi avvicino giusto un po'. Oh? Oh no 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 no! Ah! Ti ho beccato, brutto ladro! Volevi rapinarmi! Voglio vedere cosa rubi con le mani legate! Sono pazzesca, l'ho fermato! Aspetta un attimo, uno spolverino! Oh no! Credo di aver fatto un terribile errore! Non è affatto un ladro, è solo la donna delle pulizie! Oddio, scusa, ti tiro su! Ecco, ti tolgo il nastro adesivo dalla bocca! Immagino tu lo rivoglia indietro! Troppi scoiattoli. No, mi hanno rubato le noccioline. Eh? Cos'è questo rumore? Credo di aver sentito qualcosa qui. Immagino sia meglio dare un'occhiata, non si sa mai. Vado in punta di piedi in salone. Cosa? Oddio! Non ci credo, c'è un ladro in casa! Ma è ridicolo. Oh no, mi hanno preso! Per favore non sparare! Farò piano, lo prometto, non voglio ferire nessuno! Oh mio Dio, riesci a immaginare un ladro che cerca di rubare qualcosa da qui? Questa è la cosa più divertente che ho sentito da un po' di tempo a questa parte. Dai, continua a cercare. In realtà sono curiosa di vedere se trovi qualcosa. Vabbè, ci sarà qualcosa di buono qui intorno. Ah, mi stai prendendo in giro. Controlliamo questo piccolo annaffiatoio. Niente, sono venuto fin qui per cosa? Avevi ragione, non c'è assolutamente niente che valga la pena rubare. Sì, te l'avevo detto che non c'era niente. Beh, diamine, ora mi sento un po' in colpa. Devi essere davvero povera. Penso che potresti stare anche peggio di me. Ecco, ho una barretta, prendila se vuoi. È anche la mia preferita, grazie ladro. Una volta ho dovuto combattere contro questo tizio enorme. Era alto tipo 20 metri. Sì, dobbiamo chiudere quell'affare. Oh, ciao tesoro, papà è venuto a prenderti. Come sei carina. Oh, ciao, io, il tuo bambino è povero. Oh, l'angioletto della mamma, come stai? Accidenti, non piangere, adesso la tua mamma è qui, andrà tutto bene. Un bambino povero e uno ricco. Immagino che sia ora di farli crescere, devo solo aggiungere qualche altro anno. Ecco qui, molto meglio, chissà come stanno adesso. So cosa dovrei fare, mandarli a scuola. Questa scuola è molto bella. Penso che sarà divertente. Oh, che numero fortunato. Dopo di te, Lizzy, sembra proprio che questa sia la nostra stanza. Oh, accidenti, che schifo! Guarda, questo posto è un casino! Aspetta, è ancora peggio, deve essere proprio demolita! No, 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 non posso farci vivere in un posto simile! È tutto ok! Io non posso credere che lui stia bene, sarà perché è povero! Guarda, c'è una scopa, credo che possiamo pulire questo postaccio! In realtà è facile liberarsi delle ragnatele! C'è anche tanta spazzatura, non sarà difficile liberarsene! Oh, fammi togliere questi giornali dalle pareti. Ecco, già va meglio. E via dentro il cestino della spazzatura. Ma come mai c'è della corda in giro? Bene, è ora di creare un letto. Ah, questo sì che è accogliente. Oh, Lizzy, guarda che c'è molto spazio se vuoi condividere con me. Sì, beh, no, grazie, pulirò il mio letto tutto da sola. Pronto? Sì, ho bisogno di te per aggiustare delle cose. Salve, signorina, sono della ditta di pulizia che ha richiesto. Oh, oh, ah? Aspetta un attimo.
Assomiglia tanto a Liam. Comunque sì, ho bisogno che tu pulisca tutta questa zona. Posso farlo, nessun problema. Non mi convince molto, ma basta che faccia il suo lavoro. Sembra proprio che bisogna raccogliere la spazzatura. Oh! Mi scusi, signorina, ma io ho finito con le pulizie. Oh, bene, i soldi, non capisco perché tutti li pretendano. Ma fa niente, ecco qua, per aver pulito. Oh, ne vuoi ancora? Ok, va bene. Eccoti qua, dovrebbero bastare, credo. Ora per favore vai via, devo fare una telefonata. Sì, mettetela laggiù, per favore. Oh, adesso andate via. Oh, hai finito il tuo lato. Non male. I miei capelli stanno bene di questo colore, signorina. Tonde o squadrate? Fermati e basta, niente più pedicure per oggi. Beh, immagino di dover iniziare la mia giornata. No! Ecco come morirò! Ecco la fine! Il mio prezioso piede! No! Sono morta, non posso più andare avanti, non in questo modo! Com'è potuto succedere a me? Dottore, lei mi deve salvare, sto soffrendo! Dunque, hai sbattuto il piede? Devi fare qualcosa! Ma certo, fammi vedere! Questo dovrebbe aiutare! E ora metterò un cerotto! Per la miseria, non posso guardare! Va meglio? No! Oh, ok... Dunque, hai bisogno di idratazione. Questi snack dovrebbero aiutare. E sono i miei preferiti! Ed ecco, ti rinfrescherò con un ventaglio. Oh, così tanto freddo! Non riesco a scaldarmi. Oh, ecco perché. Ho la febbre. Ci deve essere qualcosa che posso fare per stare meglio. Oh, forse dovrei acquistare delle medicine. Dovrebbero aiutare. Non bastano mica. I medicinali sono molto costosi. Beh, forse mia madre può aiutarmi. Ehi, mamma! Wow! Ma hai tipo volato! Oh, tesoro, so sempre quando non ti senti bene. Guarda, ti ho portato un kit di primo soccorso. Sarei meglio in meno che non si dica. Iniziamo con del tè e ora puoi berlo. Senti, so che non ti piace il tè, ma devi berlo se vuoi stare meglio. Oh, mamma, mi ucciderà il tè al posto della febbre! E ora alcune erbe. Mi sento già meglio. Ecco qua, tesoro. Ma non renderà il tè ancora più schifoso. Ottimo lavoro. Continua a bere. Oh, io lo so. Ti ho fatto una bella vellutata calda. Oh no, mamma, io odio la tua vellutata. Ma che cosa dici? Apri per bene, forza, ti farà stare meglio. Eccoci qua, il mio piccolo angioletto. E adesso... Oh, ma certo, una mela. Devo solo lucidarla per bene. Oh, il mio dolce angioletto si è addormentato. Gli rimboccherò le coperte e mi assicurerò che stia bene. C'è cascata? Fio, credo di sì. Bene, ragazzi. Spero che vi siete preparati per l'esame. E ora iniziate, voglio vedere quanto avete appreso. Oh? Che diavolo? Ho solo questo nello zaino. Cavolo, ho solo una piccola matita colorata. E non è nemmeno temperata. Oh, guarda quante cose allizzi. Quanti colori e tonalità. Beh, dovrò fare del mio meglio con questa. Oh, aspetta un attimo, forse ho dei soldi. Giusto, sono povero e senza soldi. Ehi, aspetta un secondo, forse nella spazzatura ci sarà qualcosa di utile. Fammi vedere cosa abbiamo qui. Eh? Cosa sta facendo, Liam? Ehi, ci sono dei bastoncini di legno, posso farci sicuramente qualcosa. Ok, mi servono gli stampi in silicone nell'aula. Ci verserò dell'acqua e aggiungerò il colorante alimentare. Devo mescolare per farlo amalgamare per bene. Bene, e ora aggiungerò diversi colori. È ora di inserire i bastoncini di legno. Devo assicurarmi che non cadano. Poi congelerò il tutto. Bene, adesso sono congelati e posso passare alla fase successiva. Ok, ora mettiamo alla prova questi ghiaccioli. Vediamo se fanno il lavoro. Bene, ma guarda che colore. Spettacolare. Voglio dargli una leccata. Rinfrescante. Ah, devo ammetterlo, è davvero geniale. Ora cosa dovrei fare? Non so. Oh, aspetta, ho dei soldi, allora sono salva. Dovrebbero bastare. Bonjour, hai bisogno di un artista? Non ancora, prima. Crea dell'arte. Ah, certo, capisco. Creerò un capolavoro.
Che noia la lezione di arte! Il tuo capolavoro è completo, voilà! Cosa? Che cos'è? Io, che schifo! Toglielo dalla mia vista! Non ti piace la mia arte? Non hai stile! Ah, io non li capisco, gli artisti! Salve! Oh, beh, fa niente, vai avanti e crea dell'arte! Ok, signorina, l'insegnante ha detto che sono il più bravo della classe! Adoro i pastelli a cera, mi piace colorare! Ok, ho fatto! Che cos'è? Una casa con delle nuvole? Eh no, non ci siamo! Oh, non piangere, intendevo! Ci deve essere qualcosa qui intorno che posso usare! Oh, guarda, un lecca-lecca! Eh? Che cos'è? Un lecca-lecca! Cosa? Psst, laggiù? Oh, i soldi, ma certo, eccoti qui! Ora vai avanti, vattene via! Il prossimo! Eh? Accidenti, è orribile! Ok, ora ti faccio vedere cosa ho fatto! Ecco qua! Accidenti, wow, lo adoro! Ecco i tuoi soldi! Bene, grazie signorina, ci sto! Ottimo! Ehi, Liam! Guarda la mia arte! Oh sì, non male, io sto usando questi bastoncini per fare arte! Ehi, dovresti prestare più attenzione a me e non alla tua arte! Una festa per soli VIP! E ci sarà Millie Bobby Brown! Ah, ok, devo scegliere cosa indossare! Vediamo... Oh sì, questo vestito è perfetto! Sto così bene con questo vestito! No, forse no! Proviamo qualcos'altro, un mini abito rosa da festa! O forse il rosa è troppo anno scorso! Adesso mi cambio! Forse qualcosa di più casual e sbarazzino! Adoro le sneakers dorate! Ah no, devo essere più elegante! Con un mini abito rosso non si sbaglia mai! Ah! Aspetta, so cosa dovrei fare! Fare una telefonata, ovviamente! Se non possiedo nulla che mi piace, allora me lo compro! No! Una felpa per 5.000 euro! Sì, assolutamente! Oh, è qui! Come sono emozionata! Fammela aprire! Perbacco, è esattamente ciò che volevo! Devo averlo! Sì, mi sta benissimo! E questi leggings sono fantastici! Ora devo solo indossare gli occhiali da sole e sono pronta! Ecco che arrivo! Acci picchia, non posso credere che questo sia arrivato via posta! È un invito per una festa! Ma non potrò andarci vestito in questo modo, troppi buchi! E non posso indossare nemmeno la mia t-shirt, anch'essa è piena di buchi! Cosa c'è nella scatola che mi ha regalato papà? Beh, forse c'è qualcosa che posso usare! Ehi, guarda qui, un paio di jeans e niente buchi! Chissà cos'altro c'è qui dentro! Che schifo, è un paio di boxer! Accidenti! Oh, ehi, ma guarda, una felpa gialla! Fammela provare! Ok, sì, non mi sta male! Aspetta, no, è troppo grande! Com'è lunga, mi arriva fino alle ginocchia! E adesso? Oh, ma certo, i boxer! Hanno un elastico! E non è nemmeno usurato! Sai che c'è? Credo di avere un'idea! Ok, ho tolto l'elastico dai boxer! E adesso lo avvolgerò intorno al punto vita e lo legherò sul davanti. Ok, il nodo dovrebbe tenere, e ora fammelo mettere dietro. E ora infilerò il tessuto in eccesso della felpa in questo modo. Beh, non male direi.